È una caldissima domenica di luglio, ma noi siamo in aperta campagna per assistere alla mietitura e siamo in compagnia di Giuseppe Iuliano, presidente dell'associazione Carretiello in Evoluzione, perché questa è una tradizione che si tramanda da secoli qui a Carretiello. Questa è una tradizione che si tramanda da anni. Prima ancora si metteva a mano, cioè con la falce, e poi stesso col grano si faceva, la gregna. E poi si passava, le donne che stanno qui dietro facevano una seconda ripassata, cioè che prendevano le spighe che sono a terra, che rimanevano, per non perdere niente, perché il grano, come si sa, è il pranzo di tutti i giorni, della farina, della pasta, di tutto. E poi si caricavano queste gregne e si portavano nell'aia dove avveniva la trebbiatura. Prima con i bui, poi con i cavalli, poi con la trebbia. E noi, questa associazione vuole far rivivere queste situazioni, questo modo di vivere che era di tanti anni fa, alle giovani generazioni. E questo era anche un momento di festa, perché la mietitura nella tradizione cilentana era un momento di aggregazione. Era di aggregazione, cioè tutte le famiglie si aiutavano a vicenda, cioè io andavo da un'altra famiglia vicino a me, loro venivano da me, ma non solo nel grano. Il grano l'abbiamo preso come spunto, perché è un lavoro estivo, quindi l'abbiamo preso come spunto, ma tutti i lavori prima venivano fatti insieme, cioè tutte le famiglie si riunivano. E la festa che si sta celebrando in questa calda domenica di luglio a Carretiello è una festa che fa da preludio alla festa della civiltà contadina e della trebbiatura, che si terrà proprio qui a Carretiello. Sì, si terrà a Carretiello tra pochi giorni, quindi invitiamo tutte le persone a venire a vedere, a rendersi conto di cosa si faceva, di cosa noi gli facciamo vedere. Gli facciamo degli stand gastronomici, facciamo mangiare i nostri prodotti, cioè quest'anno abbiamo fatto una cosa nuova, facciamo mangiare le pizze con la nostra farina, fatto col grano dell'anno scorso, cioè cose che non sono difficili da far capire alle persone, però purtroppo oggi noi dobbiamo, per farci conoscere, dobbiamo essere seri su certi criteri, dobbiamo seguire una certa linea, cioè noi facciamo il grano, col grano facciamo il pane, ma col grano di Carretiello, con la farina di Carretiello, facciamo mangiare il pane nostro. Una festa che si celebrerà nella frazione Carretiello di Rocca d'Aspide dal 26 al 30 luglio, e fiore all'occhiello dell'evento sarà che i partecipanti potranno osservare dal vivo una vera antica trebbia. Sì, una trebbia di mia proprietà, anzi di mio padre, che ha acquistato nel lontano 65. E questa trebbia è una storia di questa zona, cioè partendo da Grumola fino ad arrivare a Corleto. Mio padre partiva da Grumola con la trebbia e arrivava a lavorare fino a Corleto. Rinnoviamo l'appuntamento alla festa della civiltà contadina e della trebbiatura per i nostri telespettatori. Allora, vi aspettiamo dal 26 al 30 luglio a Carretiello di Rocca d'Aspide, dove si svolgerà la festa della civiltà contadina e della trebbiatura. Vi aspettiamo numerosi.